sigarette di contrabbando, droga e armi provenienti dai Balcani. Sono questi i nuovi obiettivi del clan Libergoris. Ma per ottenerli hanno bisogno di nuovi alleati in altre città del Gargano. Chi era tuo padre? Boss della Biestano. Questa era la grande faida. Libergoris contro la famiglia del clan Primosa. La tua famiglia da che parte sta? Il clan di Libergoris. Ai vertici c'erano i Libergoris. Poi nella parte occidentale c'era la famiglia Colangia. La tua? Sì, che mio bisnonno era Montanaro, di mio nonno Sant'Angelo. Però non so, mi dicono che avevano una specie di mezza parentela. Vieste, la città più orientale del promontorio. Terminale strategico per i traffici con i Balcani. Qui i Libergoris stringono un'alleanza con i fratelli Colangelo, in particolare con Antonio ed Enrico, boss potenti, tra i primi nel Gargano ad aprire le rotte del contrabbando con l'Albania e a vantare rapporti con le altre mafie. La tua famiglia si era presa la città? In quegli anni si può dire di sì, sì. Ma era più specializzato sul contrabbando, sulle sigarette. I punti con l'Albania? Sì, vabbè, queste in Albania siamo pochi chilometri. Quante ne portavano? Beh, no. Come è entrato secondo te nel giro? Quello che l'ha trascinato forse è stato proprio mio zio, Enrico. Lui è proprio l'anello congiunzione di tutta la questione garganica, cioè anche sul business. È proprio. E perché era diventato così importante, zio? Perché sapeva fare i soldi e aveva tantissimi rapporti con altre mafie. Con Cicillo Libergoris, un proprio partnership. È iniziata là la ricchezza vera, sì, sì, della mafia Gargano. Ovviamente col pasto, con Forti Bestiame, non è che facevano così tanti soldi. Con le sigarette si sono arricchiti. Sì. Quanti anni aveva tuo padre quando è stato ucciso? 36. C'era 36 anni. Perché l'hanno ammazzato? Perché il suo nome forse era diventato un po' troppo importante. Cioè, sono più grande di mio padre, era proprio nulla. Cosa è successo quel giorno? Che ti ricordi? Allora, mio papà era appena venuto dall'Albania. Il 6 di dicembre, quel giorno che tu si fa l'albero di Natale, stiamo tutti mia sorella, mio fratello, mia mamma, mangiato. Tu stavi sul letto con papà che sta guardando la TV, io stavo appoggiato con la testa con il petto di mio padre, mi guardo ancora l'odore. Poi tutta una botta, per esempio, il citofono. Si alza mio padre, parlano e scende mio padre. Io sono rimasto a vedere la TV. Poi tutta una volta sento cioè, da piccolo pensavo che erano dei colpi di mortaretti, colpi d'artificio. Poi sento urlare mia madre, mio fratello, scendo pure io, vedo giù al cancello, vedo mio padre ricoperto di sangue. L'hanno sparato a ripetizione. Nel frattempo che stavo scendendo vedo delle macchine che se ne fanno retromarcia e scappano verso Vieste. Ed erano gli assassini? Sì. E che hai fatto dopo, a 5 anni? Dove? Poi ho avuto l'ambulanza, ci hanno portato la casa, ci hanno lavato, hanno fatto tutto il sangue addosso. Tua madre e voi figli siete andati sul corpo? Mio papà. Ad abbracciarlo? Eh sì. E ho cercato di proteggere mio papà. E quindi avevi il suo sangue sulle mani? Mia sorella e mio fratello erano proprio ricoperti di sangue. Ma me lo ricordo che mi viene impresso proprio nella testa. Vabbè, poi anche il giorno che hanno preso. Il Natale non è un momento felice per te? No, infatti quasi mai lo festeggiamo. Cioè, te l'hanno per sempre distrutta. Quello è proprio di lasciartelo per sempre il ricordo. Però parte della tua famiglia poi è rimasta in quel tipo di vita. La cultura è o con noi, cioè o catena o campana. O vai nella tomba o vai in prigione. Però devi rimanere sempre nel clan, della famiglia.
mio zio Michele, Enrico, sono tutti morti. Cioè, come me della famiglia, tutti ammazzati. Nel frattempo, in carcere, ci sono finiti i familiari di Matteo Messina Denaro. Dalla sorella Patrizia, al cognato Giovanni Filardo, ai nipoti Francesco Guttadauro e Luca Bellomo. Tutti arrestati e condannati. Ecco, Cima Rosa. Questa è la tenuta. A denunciarli, un insospettabile. Lorenzo Cima Rosa, marito della cugina di Matteo e fino a poco tempo prima suo prestanome di fiducia. Lorenzo è morto di malattia nel 2016. Giuseppe è suo figlio. Quando è che hai capito che venivi da una famiglia un po' particolare? Io capì più o meno verso l'adolescenza che i parenti di mia madre, i Messina Denaro, fossero dei criminali. Come ti vedeva la famiglia Messina Denaro? Chi eri tu? Ero un po' il provocatore. Cioè, io cercavo proprio lo scontro. Proprio perché era un modo per chiedere qualcosa a mio padre. Io avrei voluto un genitore che mi dicesse la mafia fa schifo. Non mi diceva che faceva schifo, ma non mi diceva neanche che era bella, che era buona. Non mi diceva proprio nulla. Quando venne arrestato nel 2013, in quell'operazione antimafia vennero arrestate moltissime persone. Addirittura la famiglia di mio zio venne arrestata per intero, compreso le mie cugine. Dove eri tu? Io ero a casa, quella notte ero qui e fu terribile. Qual era il sentimento dominante quella notte? La vergogna, la paura? Di quella notte mi ricordo che lui venne portato via molto velocemente. Ricordo che si tolse la sua collana e me la diede e mi ha detto ridammela quando torno. E poi andò via. Mi ricordo che l'indomani io già programmavo la mia partenza e mia mamma cercò quantomeno di convincermi ad andare al primo colloquio con mio padre. Sei riuscito a farlo? Sì, al primo colloquio che andammo, cioè volevo distruggerlo con tutta la rabbia che avevo dentro, con le peggio parole. In realtà lui ci spiazzò, ci sconvolse perché entrò nella saletta dove eravamo da soli, stranamente, e quando si aprì la porta lui già piangeva. Io mio padre non l'avevo mai visto piangere. E in realtà lui piangeva perché ci stava comunicando che aveva iniziato a collaborare con i magistrati. Per me lì è stata una rinascita. Cioè, quel giorno è nato il tuo perdono? Sì, io in quel momento ho visto mio padre, è come se fosse nato lì mio padre. Cioè, io ho provato per la prima volta orgoglio nei confronti di mio padre. Voglio specificare che mio padre non ha mai ucciso nessuno, non ha mai estorto nessuno. Le accuse di mio padre erano quelle di mettere a disposizione la sua ditta, la sua impresa edile, per un grosso appalto nell'eolico preso dai Messina Denaro e di aver poi gonfiato le fatture di pagamento per dare parte del denaro alla famiglia mafiosa. Era questa l'accusa di mio padre.